Ragazze, finalmente, finalmente riesco a registrare dei nuovi video. Infatti, vedete due o tre video che magari sono sempre conciata così, lo so, sono pietosa, però lasciamo stare, intendo esteticamente. Vabbè, sono finalmente riuscita a registrare, insomma, nuovi video perché mi ero dovuta fermare per un pochino nonostante avessi delle altre intenzioni con il canale, però ho avuto una serie di problemi, poi magari facciamo un video chiacchiericcio e vi spiego, anche perché poi comunque adesso sto facendo tante cose, insomma, poi ve ne parlo in un altro video. Adesso volevo fare subito subito, iniziamo con un video recensione perché poi alla fine è quello che ci interessa e ho preso qualche appuntino. Oggi nuovo video sempre su un prodottino Kiko. Allora vi dico che farò dei video anche su alcuni prodotti che ho preso in fiera, tantissimi altri prodotti, però ci tengo sempre a farvi anche recensioni di prodotti che sono comunque di un costo relativamente nella media o comunque bassi, in modo da poter essere alla portata di tutti. Per cui partiamo subito. Come vi dicevo, Kiko, la recensione di oggi riguarda il mascara Kiko Ultratech. Allora, credo si legga Ultratech comunque. Allora, praticamente, se mi vedete bene, so che sono, ripeto, in condizioni pietose, però ho detto registriamo lo stesso, altrimenti non riesco mai. Ho fatto praticamente una base e non c'ho praticamente niente sul viso perché ho una CC cream molto leggera di cui poi vi parlerò perché l'ho testata benissimo e veramente l'ho passata con le mani 2 secondi poca poca, quindi c'è uno strato sottilissimo. Un occhio c'ha il mascara, l'altro occhio non ce l'ha. Questo perché volevo fare un video un pochino più breve senza, per evitare insomma la stesura durante il video perché in realtà si tratta di una passata, niente di che. Quindi insomma, ho preso qualche appuntino giusto per darvi delle informazioni dettagliate. Allora, ve lo faccio vedere, ma tutto esiste un'unica colorazione ed è la nera. Questo è lo scovolino. Vediamo se si riesce a vedere. Questo qui è lo scovolino ed è uno scovolino in elastomero flessibile. Infatti, vedete che particolarmente flessibile, appunto. Allora, questo qui viene venduto, il prezzo di questo mascara si aggira intorno ai 7,90 euro. Io in realtà l'ho preso quando era in offerta e l'ho pagato circa 3,90 euro. Per questo motivo io l'ho preso, perché in realtà in passato con altri mascara della Kiko non mi sono trovata granché bene, anche perché sono abbastanza esigente con il mascara, mi piace un certo tipo di effetto sull'occhio, per cui cercavo appunto questo tipo di effetto. L'ho visto in offerta, mi serviva un mascara che comunque volevo comprare per fare delle recensioni, ne ho comprati altri oltre a questo, e per cui insomma l'ho comprato. Vi devo dire, vabbè, vi dico ma le caratteristiche e poi il mio, insomma, la mia opinione. Come vi ho detto, io l'ho pagato circa 3,95 euro, una cosa del genere. Ho preso qualche appuntino, per questo ogni tanto mi guardate che vedete che guardo in giù. Allora, praticamente lo scovolino come è fatto? Ha delle setole all'interno che sono più corte ed altre invece più lunghe. Questo mascara promette un effetto allungante e definito. Allora, il colore è un nero molto intenso, per cui insomma mi è piaciuto subito per questo motivo. Poi la setolina corta in realtà permette allo scovolino di prendere la giusta quantità di prodotto e di distribuirla praticamente su, appunto, su tutte le ciglia, in modo da renderle più forti, almeno visibilmente, e volumizzanti. Cioè, scusate, voluminose. Quindi insomma, lo sapete, sono sempre lì. Mentre invece le setoline lunghe praticamente permettono di questo effetto di ciglia un pochino più allungato e quindi avete questo effetto pieno di ciglia e allungate. Cosa ne penso io? Sapete che io sono scettica con i prodotti della Kiko perché ultimamente non mi sono trovata bene con quasi nessun prodotto, o comunque mi aspettavo di più da questi prodotti. Devo dire che questo mascara mi ha sorpresa, perché mi è piaciuto subito. Allora, prima di tutto io mi avvicino per farvi vedere un pochino l'effetto che ha sull'occhio. Se vedete, questo è praticamente il mio occhio senza nulla, non ho proprio nulla, vi ripeto, solo questa base, insomma, di CC cream. Infatti perdonate se magari vedete qualche discromia, qualcosa, ma veramente lo stesso in 2 secondi. E questo qui invece è l'effetto che ha il mascara con, cioè l'occhio col mascara, una passata. Allora, devo dire che effettivamente più passate si fanno, più ovviamente la ciglia è bella, bella piena, bella corposa. Io normalmente non faccio mai più di 2 passate con questo mascara, perché comunque
effetto volumizzante, insomma, volume c'è sulle ciglia, e a me non piace quando si fa questo effetto molto 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 pastoso sulle ciglia. Allora, ha una consistenza, infatti questa sarebbe praticamente la formula Ultratec, ha questo tipo di consistenza studiata apposta per questo tipo di scovolino, per cui quando l'andate a mettere effettivamente non fa dei grumi particolari. Ovviamente se li fa andateli a lavorare meglio per toglierli, sempre con il famoso effetto zig zag del mascara. E devo dire che questo scovolino vi permette anche di prendere, per quanto sia non particolarmente piccino, però vi permette di riuscire a prendere bene le ciglia esterne e anche interne, almeno io ci riesco. Mi sporco pochissimo con questo mascara, devo dire la verità, e mi piace perché durante tutto il giorno non si muove, quindi non sbava, non sbriciola, cosa che odio di mascara. Quindi come lo mettete, lì lo trovate. Si strucca anche abbastanza bene perché comunque è un mascara non waterproof, però di quelli che comunque tengono sulle ciglia, e appunto va via abbastanza facilmente quando lo struccate. Devo dire che mi ha sorpresa, è per 3,90 euro, almeno il costo 3,95 euro, per, diciamo, che ho pagato io. Devo dire che è un buon mascara. 7,90 euro, anche secondo me il prezzo pieno è un buon prezzo. Considerando appunto che ho provato altri mascara della Kiko che non mi sono affatto piaciuti, questo qui invece appunto lo trovo un buon rapporto qualità-prezzo. E quello che mi piace in particolare è non solo il fatto che comunque tiene tutto il giorno senza sbriciolare, ma anche che è un nero che appunto anche con una sola passata, proprio quando non avete tempo di truccarvi o non avete voglia o qualsiasi altra cosa, con una passata già l'occhio prende una forma un pochino diversa, e quindi insomma mi piace per questo, perché il colore riesce a riempire bene le ciglia. Niente, questa è la mia opinione su questo mascara della Kiko. E se avete qualche richiesta di recensioni, scrivetela nei commenti o comunque fatemelo sapere. E io vi assicuro che da questo momento partiranno molti più video, molte più recensioni, perché io sto cercando di organizzare diverse cose, per cui incrociamo le dita questa volta, speriamo che vada bene. Niente ragazzi, io vi ringrazio sempre per la pazienza che avete con me, spero che non lascerete il mio canale, ma che anzi continuerete a seguirmi, e per qualsiasi cosa, curiosità, che ne so, oppure qualche richiesta di video particolare, qualche recensione, come vi dicevo prima, scrivetemi nei commentini e insomma ne parliamo. Vabbè, avete capito. Niente ragazzi, vi mando un bacio grande, alla prossima. Ciao!